Ora noi ti mettiamo alla prova. È una prova difficile, eh? Vediamo se veramente Stefano Caca è un ragazzo con gli attributi come vuole il suo allenatore. Facciamo questa prova. Noi adesso chiamiamo Mihajlovic, lo chiamiamo insieme, cioè lo chiami tu e gli dici: guarda mister, io domani ho un impegno, devo tornare a casa, ho un impegno familiare, c'è la festa di mio fratello e quindi io domani non mi alleno, prendo un giorno di permesso. Te la senti? Sì, va bene. Di chiedere una cosa così secca a Mihajlovic, vediamo che ti risponde, gli dici: domani non vengo? Va bene, va bene. Vediamo, proviamo, va. Mister, sono Caca, Stefano. No, ti volevo dire che domani non potevo venire all'allenamento. All'allenamento. Perché mio fratello si sposa e quindi devo andare da lui. Ma mister, ma è stato un inconveniente all'ultimo, eh. Non ma è inconveniente che... un cazzo, non me ne frega un cazzo. Qual è inconveniente? Vado a sposare un altro giorno. Cazzo lo sposi martedì, cazzo ti sposi martedì. Ma quello è ricoglionito, se sposa martedì, che colpa mia. Calma, interveniamo noi. Sinisa, buon pomeriggio. Sono Andrea Di Caro. Ciao, siamo con Stefano. Fermo, era solo uno scherzo. L'abbiamo preso nella... tanto stai in viva voce, non è che te lo devo passare, quindi ti sente bene. Sì, ma mister, me l'ho messo in mezzo però, eh. Non è colpa mia. Non lo metto io, Voglio vestire. Come è che ti faccio? Però scusa, Sini, però dovresti apprezzare, perché cioè pensa il coraggio di Stefano di chiamarti per dirti che domani non si presenta all'allenamento. Tu dici sempre che devi tirare. Voglio vedere il coraggio domani quando vieni in campo. Però. Però insomma vedi che tu dici sempre che devi avere coraggio, insomma chiamare Mihajlovic per dirgli domani non vengo, insomma un po' di coraggio già lo tira fuori, perché io se fossi stato calciatore non t'avrei chiamato. Quello mi fa anche piacere, che c'è un po' di coraggio. Senti, allora già che ci sei, ti diciamo anche che Stefano ha detto che il 50% del merito di questa sua bella stagione nella Sampdoria è merito tuo. Ma là domani te lo mandiamo all'allenamento. Niente matrimonio. Bene, allora ti sentiamo sereno, perfetto. Ti mandiamo un abbraccio. Nel frattempo Stefano ha iniziato a sudare perché era tutto tranquillo fino adesso. Ha capito che domani non è giornata e quindi va bene, dai, proviamo a tranquillizzarti noi poi, ok? Non fare scherzi, eh! Devi sapere che con il tempo non si scherza. Ciao mister! Ciao! Oh, sereno però, eh! Insomma, sì, una giornatina... Bene, no, mi ero spaventato io al posto tuo. Insomma, non ti invidio domani, eh! Comunque...